È il secondo anno che siamo presenti sul territorio, stiamo cercando di portare ogni anno sempre novità, novità diciamo dal punto di vista culturale, didattico e della cultura della conigliicultura che comunque sul territorio non era presente da tanti anni ed invece da 2 anni a questa parte è sempre presente e stiamo cercando di fare qualcosa di buono. Ho un sacco di giovani che stanno praticamente abbracciando questa cultura. Più che un'attività imprenditoriale, diciamo che io la definirei una crescita di vita, è una crescita praticamente professionale, una crescita culturale, perché sembrerebbe diciamo solo se allevare conigli e venderli e che fare commercio, ma in realtà c'è tutto uno studio, una cultura dietro che sicuramente ti fa crescere come persona, in primis che dal punto di vista economico comunque alla fine. Roberto Stirpe, esperto nazionale, quali sono gli intenti di questa edizione? La mostra dove sono esposti animali iscritti al registro anagrafico, tutti gli esemplari allevati in Italia in purezza, abbiamo dalla razza gigante e poi abbiamo varie razze di gigante bianco, gigante pezzato, poi abbiamo razze medie, fulvo di Borgogna, bianca di Nuova Zelanda e quest'anno abbiamo una vasta scelta di espositori di arieri nani di varie colorazioni, sono molto belli, sono anche adatti per i bambini.